Allora, Antonietta, tu volevi sapere come si facevano questi archetti esternamente allo smerlo. Io inizio così. Prima faccio questo archetto tutto completo. Lasciando sempre un pochettino di morbidezza affinché, ecco, arrivi al disegno. In genere si dovrebbe fare da tre. Queste sono due e adesso andiamo a fare il terzo. Naturalmente tu stai notando che il filo adesso si trova da questa parte, quindi noi lo riportiamo da questa parte. Adesso andiamo a riempire questo appunto festone, stando sempre così attente ad avere l'archetto in posizione giusta. Evita di tirare moltissimo il punto. Se puoi, io lo sto eseguendo con un filo moulinet a due fili, però se hai un filo DMC 25 viene molto più compatto e resistente, specialmente se devi fare tovaglie da tavola, centri. Ecco, allora questo archetto io lo finisco del tutto, il primo archetto. Io ho l'abitudine di schiacciare sempre i punti con il dito affinché vengano ben compatti. Allora, io ritorno sempre da questo lato, tanto il filo è fino. Se no potresti fare un'altra imbastitura cominciando da qui. E mi vado a ritrovare in questo punto. Allora, andiamo al centro di questo archetto. Come vedi, questo è l'archetto e io vado al centro, similmente dove c'è il disegno, però non prendendo la stoffa, soltanto l'archetto fatto. Cerca di, quando tiri, di avere sempre la morbidezza e l'altezza della grandezza di come è disegnato.
Adesso così va bene. E inizi, tenendo sempre il filo, a fare di nuovo quest'altro pezzo di smerlo. Che punto mi viene un po' più storto perché la posizione del cellulare non mi aiuta a vedere me bene i punti attraverso il cellulare e non ho in questo minuto nessuno che mi possa dare una mano a fare questo video. Allora si deve arrivare fino a qui. Girati sempre un pochino il lavoro. Adesso che siamo arrivati a questo punto, io vado a prendere sempre il punto dove mi ero posizionato all'inizio, il primo punto, senza prendere mai la stoffa sottostante. Leggermente così e vado a rifare questo archetto qui. Vedi? Uno. Poi vai sempre nello stesso punto, possibilmente. Due. Vedi? E adesso il filo dovrebbe essere abbastanza per iniziare a fare questo archetto, ma siccome non lo abbiamo, io scucio un pezzettino e qui vado a mettere l'altro filo e questo lo lascio stare. Allora, questo video sta venendo lunghissimo perché avrei dovuto preparare un altro ago. Va bene. Allora,
Benissimo. Andiamo allo stesso punto di prima, come eravamo rimasti. Cerchiamo di mantenere questo filo allontanato. Ecco, e facciamo la posizione dell'archetto per come era disegnato. Primo punto, e via dicendo. Spero che lo vedete nitido per come lo noto io. Ecco qui, adesso è il problema, che non è un problema, ma è da capire. Siamo arrivati a questo punto, potremmo finire questo, ma poi come facciamo questo? Quindi, mentre siamo qui, noi andiamo in questo punto. Aspetta che non l'ho preso bene, è per farvi capire che non bisogna prendere la stoffa. Così. Teniamo sempre questo filo in posizione. E ritorniamo qui, nel primo punto che abbiamo lasciato qui in sospeso. Come vedete, abbiamo 2 volte passato, dobbiamo arrivare alla terza volta. Così. Facciamo sempre la prova grandezza archetto, che sarebbe questa. E adesso andiamo a chiudere primo filo. Ve lo avvicino per farvi capire meglio, anche se sgrana un po' la nitidezza del video. Come vedete, io mi aiuto sempre con il dito per posizionare sia il punto che l'archetto, specialmente questo finale ha bisogno di essere modellato un pochino di più. Non lo noto bene come mi viene. È bruttissimo lavorare con il cellulare nel collo e non vedere quello che si fa bene. Allora, stiamo arrivando al punto dove c'è il pippiolino.
Vedete? Qui c'è il pippiolino. Adesso io per fare il pippiolino vado a infilare nell'ultimo punto che già ho fatto. Poi giro questo filo in questo modo attorno come un punto vapore attorno al lago. In questo modo, almeno 4 volte. Dopodiché, vedete? Tiro l'ago mantenendo il punto vapore. Lascio piano piano e modello con il dito questo tipo di pippiolino, andando verso sopra. Così. Questo è il pippiolino. Adesso faccio di nuovo il punto festone e modello con il dito, tirando affinché rimanga al centro. Mi spiace non potervi aiutare con una ripresa migliore, ma il senso è questo. È venuto un po' bruttarello, però il senso è questo. Cioè il verso di come lo seguo io. Poi ci saranno maestre magari che lo faranno con un altro metodo migliore. E credo che vi siano. Adesso che siamo arrivati a questo punto, io vado a finire questo pezzettino. Spero, amica mia, Antonietta, che me l'hai chiesto, ti possa questo video aiutare a capirlo. E scusami se ho ritardato nell'eseguirlo, perché sinceramente ho avuto tantissimi problemi. E anche tecnologici, perché mi sono spariti tutti i messaggi, tutte le richieste e quindi un po' di contrarietà anche tecnologiche. Dopo che avrai fatto questo, naturalmente andrai a fare lo smerlo di esecuzione finale che si verrà a trovare sopra di questo, tenendo conto sempre che appena arrivi qui devi almeno afferrare 2 punti per venire ben saldato all'interno. E cercare di non fare girare questo smerlo e farlo attorcigliare. Quindi quando arrivi qui devi cercare di afferrare questi 2 punti affinché rimanga tutto bello delineato. Ti auguro un buon lavoro a te e a tutti gli altri. Questo
il pippiolino, se lo volete fare più lungo, invece di 4 passaggi come ho fatto io, ne fate qualcuno in più e verrà ancora più lunghetto, più grosso. Però più grosso lo fate, più tenderà ad alzarsi. Buon lavoro e a presto. Ciao ciao.